Ma la formazione è Zenga, Bergomi, Maldini, Baresi, Ferri, Berti, Donadoni, De Napoli, Schillaci, Giannini e Baggio. Non c'è Vialli? Non c'è Vialli e non c'è Carnevale. Vialli perché accusa un dolore leggero alla cosi e se pensava fosse una cosa da niente, invece anche stamano gli dà fastidio e non si sente assolutamente di rischiare, e nemmeno noi vogliamo farlo in una gara che già ci dà qualificati. Per quanto riguarda Carnevale, ha fatto il suo dovere, ci deve far pronto, trovarsi pronto se ha ancora bisogno di lui. Vogliamo un po' vedere, velocizzando la manovra, cosa succede, e credo che Schillaci e Baggio, che sono veloci e che sono anche i due cannonieri italiani nel nostro campionato, ci diano conforto. Con tutto il rispetto per Schillaci, vorremmo parlare un momentino di più di Vialli, è un'esclusione che ha del clamoroso, anche se adesso ci si dice appunto di questo dolorino alla ginocchio. No, nessuno vuole, No, ti interrompo, non facciamo storia, clamoroso non c'è niente, Vialli ha male una gamba, e chi ha male una gamba non gioca. Ecco, ha chiesto lui. Ha chiesto lui sicuramente, il discorso. Franco Baresi, una nazionale inedita, questi 11 non hanno mai giocato insieme. Sì, c'è la coppia d'attacco magari nuova, però così sono giocatori molto rapidi e destrosi, possono mettere magari in difficoltà la difesa cecoslovacca. Ci sono problemi nel gruppo? No, c'è serenità, abbiamo passato il turno, adesso affrontiamo questa partita nelle migliori condizioni, siamo sereni, però consapevoli di poter anche vincere, cercheremo di dare il massimo, poi vedremo. Berti, sempre noi giornalisti ci sforziamo di parlare di gruppo, voi soprattutto vi sforzate di parlare di gruppo, ma esiste veramente questo gruppo? Poco fa Villaggio in un'intervista mi ha detto che quando ci sono 22 protagonisti e solo 11 giocano, il sentimento più importante è l'invidia. No, non penso che lui non può dire certe cose, che non penso che bisogna viverle, bisogna essere appunto protagonisti in una squadra, bisogna vivere un mese insieme ad altri 21 ragazzi, allora si sa qualcosa appunto dell'ambiente, del ritiro di tutti. Ecco, siamo tutti giovani, tutti ragazzi che hanno voglia di giocare, ma siamo tutti ragazzi intelligenti che sicuramente sanno che se appunto c'è un pizzico di invidia si rischia di danneggiare un gruppo, e se si danneggia il gruppo non si vince niente, io penso.